Alla Vastese basta la rete di Bracaglia nella ripresa per superare la San Benedettese nello scontro diretto nelle zone basse della classifica. Con le immagini di Edoardo Daddario passiamo alle azioni salienti nei biancorossi. Solito 3-5-2 per Lucarelli, non convocati Altobelli per squalifica e Ricciardo per infortunio. I marchigiani di Prosperi scendono in campo con un 5-3-2, assente Capitan Lulli che in settimana non si è allenato. Partono subito forte gli ospiti alla prima conclusione di Viscardi che va a lato. Nei minuti iniziali, fasi di studio e nulla più. Le squadre partono molto contratte. La prima occasione per i locali arriva al 22esimo, calcio d'angolo di Maiorano, Busetto di testa non trova la porta. Al 28esimo ci riprova il numero 11 con una conclusione da fuori, Guerrieri controlla la traiettoria. Da qui a fine primo tempo non succede altro. Nella ripresa subito pericolosa la Vastese, al primo Busetto serve un assist al bacio per Di Nardo che strozza la conclusione, l'estremo ospite ringrazia. Al 22esimo punizione velenosa di Di Nardo, Guerrieri non trattiene, tap-in di Griselin Murato. Al 30esimo Calì si libera di un avversario e prova la conclusione a giro che va a lato di poco. Al 39esimo la Vastese passa in vantaggio, azione tutta di prima dei biancorossi che libera Bragaglia in area di rigore. Il numero 16 controlla la piazza alle spalle di Guerrieri per l'1-0. E questa è l'ultima azione degna di nota della gara che termina dopo 4 minuti di recupero. I biancorossi tornano alla vittoria e salgono a quota 13 in classifica scavalcando proprio la San Benedettese. Marchigiani quest'oggi troppo rinunciatari e mai davvero pericolosi, rosso-blu contestati a fine gara dai propri tifosi e squadra in silenzio stampa. Mister Lucarelli, non una bellissima Vastese, ma serviva a vincere. Ma una Vastese comunque attenta, e quindi devo essere contento che se vogliamo fare una partita attenta e concentrata, la Vastese la comincia, sa come adesso deve fare. Quindi diciamo il bel gioco, l'organizzazione offensiva arriverà secondo me, perché la squadra è di qualità. Però ci serviva anche una prova abbastanza caratteriale come è stata quella di oggi. Meglio nella ripresa che il primo tempo? Sì, paradossalmente nel secondo tempo io pensavo che loro provassero a alzare un po' più il baricentro, a provare a vincerla, visto l'andamento un po' del primo tempo. In realtà più passavano i minuti noi eravamo sempre più pericolosi, e quando si avvicina la fine della partita di questo tipo di partite, secondo me la San Benedettese comincia ad avere un pochettino più di paura, perché è in una condizione mentale molto complicata. Un 2003 vi ha tolto le castagne dal fuoco. Sì, sono contento per questo ragazzo che conosco da poco e non conosco bene ancora tutte le qualità, ma come anche di altri. Ci sarà spazio per tutti, arriverà per tutti la possibilità di mettersi in mostra e dimostrare. Piano piano sto scoprendo la squadra e per lui sono veramente contento, perché deve essere da stimolo per chi fino adesso è stato dietro, non ha giocato, ha partecipato poco anche nelle mie prime partite, perché l'occasione arriva da un momento all'altro. Mister, la sciarpa che porta al collo è una storia particolare. Un tifoso stamattina mi ha fatto strappare la promessa che se avessimo vinto mi dava la sciarpa, e io mantengo le promesse e l'ho fatto volentieri, quindi mi ha chiesto anche di riconsegnargliela, però perché deve dare un valore per lui importante, e lo farò sicuramente.